Amici di AttiSport24, appassionati di pallanuoto. benvenuti ad una nuova puntata di Waterpolo Preview. Nello scorso fine settimana si è scritta la storia, la vittoria ai rigori della N-Brescia ha consegnato al club lombardo il successo nella Coppa Italia 2023-2024 e ha posto fine ad una straordinaria striscia di successi consecutivi, ben 11 trofei conquistati dal, dalla Champions 2021 fino all'ultima Supercoppa europea della ProRecco, ma non c'è neanche il tempo di fermarsi in commenti troppo approfonditi perché ci si rituffa subito nello sprint finale della seconda fase di campionato in programma L'ultima giornata nel round scudetto spicca l'incrocio tra le prime due forze del torneo, la Pro Recco e la B per Radinante e Savona, che si affrontano alla Zanelli, mentre si preannuncia davvero Rovente lo sprint finale del round retrocessione, ma per parlare di questo ed altro, abbiamo il piacere di ritrovare in nostra compagnia Leonardo Binchi, tecnico della Waterpolo Milano Metanopoli. Leo, non possiamo non partire dalla storia che si è scritta nello scorso weekend. Una Enne Brescia eroica gioca una grande partita, sopperisce alla brutalità fischiata a Gitto dopo pochi minuti. Ribatte colpo su colpo alla prorecco, ha la forza di pareggiare nel finale dopo il primo svantaggio della gara e poi vince il trofeo ai tiri di rigore. Grandissima impresa dei Lombardi, ti chiedo, è un miracolo sportivo il sogno di un pomeriggio genovese oppure c'è qualche scricchiolio nel dominio degli invincibili? Bah... Ma sai, quando si parla di miracolo, mh, secondo me si toglie un po' di meriti a quello che è il Brescia o che è stata la sua prestazione. Un Brescia che io ho seguito in Coppa Campioni che ha dato del filo da torcere anche all'Olimpia così in casa. Quindi mh, diciamo una vittoria inaspettata da parte un po' di tutti, per quello che sono stati gli ultimi anni e per quello che sono le due compagini a confronto. Eh, Miracolo, riempie la bocca come parola, però ripeto: non vorrei che togliesse un po' di meriti a Brescia, a Bovo e ai suoi ragazzi, che eh, in, questo, in questo anno di costruzione di squadra, molti ragazzi venuti dal vivaio, arrivati anche da fuori, che è la prima volta che si trovano davanti a competizioni così importanti, alla fine, dopo un anno di duro lavoro, si vede che sono, sono cresciuti i frutti. Eh, Bobo e Brescia li, li stanno raccogliendo. È chiaro che eh, una partita secca può succedere di tutto eh, per vincere contro il Recco, comunque portarli ai rigori, come è successo domenica. Gli astri un po' si devono allineare. Eh, ieri mi sono visto con Bobo purtroppo, in un'occasione non felicissima, eravamo a Brescia al funerale del nostro amico Mario Ruggeri. Eh, questi astri si allineano una volta ogni 12 anni, perché l'ultima compitalia il Brescia l'ha vinta 12 anni fa, dove c'ero io, e, però darei grandi meriti anche a questi ragazzi che sono entrati in acqua con eh, eh, grande leggerezza, ma allo stesso tempo grande mh, determinazione. Eh, Gitto, grande protagonista, e siamo qua a parlare di una vittoria, è chiaro che se fosse... È stata una sconfitta, ne parleremo in maniera diversa, ma evidentemente Gitto, con quella ingenuità fatta praticamente a poco, a poco dall'inizio della partita, eh, ha dato carica ai ragazzi di Bovo che in quattro minuti di superiorità numerica. Mi sembra che sia finito uno pari. Addirittura il primo gol l'ha fa, fatto Balzarini quindi con un rigore sbagliato di Zaranchi. Il Vecco un po', un po appannato. I suoi giocatori, un po' magari. Eh, presi un po' da, 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 da questa grande aggressività dei bresciani che hanno tenuto fino alla fine, perché avevano un grandissimo merito, perché uno può fare anche metà partita bene e poi mollare, ma loro ne hanno portati fino alla fine, dove abbiamo visto cose che incontrando il Recco non succedono così spesso, ma quando succedono devi essere bravo a cogliere l'occasione, il Brescia in questo caso lo è stato molto, quindi sì, miracolo, ma i miracoli accadono quando c'è comunque si eh, creano le condizioni perché una passano a carenza. Esatto, di intenti. Voltiamo però subito pagina, ultimo turno di seconda fase, quadro delle semifinali scudetto già ben definito, il calendario però si diverte a rimettere faccia a faccia le prime due della classe, la Recco riceve alla Ferro la B per Raninante Savona, ti chiedo due cose. Che reazione ti attendi dalla truppa di Sucno e poi il copione della partita sarà lo stesso di sabato scorso? Ma allora, se la storia si ripete, eh, per vedere il Recco che perde almeno un'altra Coppa Italia, come ho detto prima, devono passare altri 12 anni. Eh, <ride> sto scherzando. Eh, la reazione sarà sicuramente quella di una una compagine ferita dei giocatori che sono abituati a vincere sempre e che la sconfitta suona un po' strana come cosa. Sono sicuro che Sucno, che sarà il primo sicuramente a farsi un, un esame di se stesso, un bagno un umiltà, prenderà per mano la sua squadra e ripartiranno. Probabilmente ho visto in qualche posto e ha fatto il recco più forte di prima. Quindi sai, sono sconfitte, sono dei piccoli scappellotti, dei piccoli sculaccioni che probabilmente eh, svegliano un predatore da, da essere, da, da, da un sonno creato magari da, da, dalla pancia estremamente piena. Ma anche se non credo, perché il Recco è una, una compagine, una squadra abituata a vincere e si allenano per vincere sempre. Sono un po' come le dimerse del ciclismo, no? sono un po' cannibali a partire dal loro allenatore. Quindi più che da, da, da un assopimento di pancia piena, direi da, 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 una, da, un, da un inceppo, da una, scivolo, da una scivolata, da uno scivolone che mi farà presentare adesso le prossime partite, secondo me, arrabbiati i neri. Ci sono armi a cui la truppa di Angelini può ricorrere per provare ad arginare la straripante potenza dei rivali oppure con un recco arrabbiato e voglioso di dare il 110% di se stesso non c'è possibilità di, di opposizione ma la metto così ma sai la squadra di Alberto Angelini è una squadra che ben sta facendo è una signora squadra eh... Stanno, sono secondi in classifica, quindi sono ai vertici della classifica italiana e, ed europea. L Hanno perso in casa con lo Spandau Berlino. Ma adesso devono andare a fare il ritorno là. E se io potessi scommettere, scommetterei su di loro. La sconfitta del RECCO sicuramente farà arrabbiare il RECCO e li farà essere ancora più vogliosi di fare. Allo stesso tempo, danno la possibilità, o magari anche la. la l'idea alle altre squadre dei propri competitor che probabilmente non sono imbattibili che quindi sono umani anche loro e quindi magari vede, volendo vedere bicchiere mezzo pieno probabilmente Savona li affronterà sapendo che si può fare come dicono nel film a Frankenstein Junior Chiudo con un'ultima battuta, parliamo di round retrocessione. Il quinto è già primo e certo di disputare le semifinali per l'Europa. Ralinante Scamogli che è retrocesso a 2. Per il resto si prospetta un settimo turno davvero rovente. Che scenari possiamo prevedere? Ma è completamente tutto aperto. Guardato oggi la classifica, veramente sono tantissime squadre. In pochi... tante... Le squadre che sono interessate a non retrocedere o comunque ai playout sono veramente in... in pochi punti di distanza. Quella che vedo un pochino più avvantaggiata anche per il fattore campo è il Posilipo, che giocherà in casa con il Catania. Caso. che Ha fatto comunque un'impresa dal baro con il quinto, eh, però ecco Posilipo, secondo me, è quella che in questo momento ti direi. Vedo diciamo un po' più favorita. Le altre, gli scenari sono veramente aperti: sono veramente aperti. C'è uh, questo rush finale, questo colpo di regno a cercare di raggiungere una miglior posizione, però fare pronostici, fare pronostici eh, non è semplice, è veramente emozionante, avvincente, bello da, 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 da godersi, tutto. Ringraziamo Leonardo Binchi per essere intervenuto. Passiamo ora alla presentazione dei match. Come detto in sede di introduzione, nel round scudetto la Piper Radinante Savona riceve alla Zanelli la Pro alla Carmellongo la De Hacker Bologna ospita il circolo Canottieri Ortigia, mentre alla Comunale Olimpica il Telimar Palermo attende la pallanuoto Trieste. Nel round retrocessione la Roma Visnova riceve a Monte Rotondo il, la già retrocessa Radinante Scamogli, alla Scandone il circolo nautico Posillipo attende la nuoto Catania, mentre alla Vitale la check-up uh, Raninante-Salerno affronta la Stranuoto Roma. Chiudiamo così la parentesi dedicata al uh, torneo maschile, passiamo ad occuparci di pallanuoto femminile, penultimo turno di stagione regolare, nei recuperi dei match non disputati nello scorso fine settimana per la Final Four di Eurocup, Fondamentale vittoria della Sistema Roma sull'antenore Plebiscito Padova, al due partite dalla fine della regular season, l'equipo Orizzonte ha ormai messo le mani sulla prima posizione, mentre con gli scontri diretti in programma nell'ultimo turno si prospetta una vincente volata 3 per definire quella che sarà la composizione della griglia playoff. In questo turno il match di cartello è senza dubbio quello tra la Pallanuoto Trieste e le campionesse d'Italia in carica. Impegni sulla carta più tranquilli per l'antenore Plebiscito Padova che non dovrà però sottovalutare la Netafim Boiasco 1951 e per la Sis Roma impegnata in trasferta a Cosenza. Il rapallo pallannoto incrocia la Briz, mentre è un'autentica finale, un match da dentro fuori, l'incrocio salvezza tra Comunotore Coaro e Unione Sportiva Luca Locatelli. Chiudiamo così la parentesi dedicata alla pallannoto femminile e passiamo ora ad occuparci di A2 maschile. Siamo allo sprint finale della stagione regolare, anche per questo torneo in programma, la ventesima giornata, Nord spicca il confronto di Monpiano tra brescia Waterpolo che non può prescindere dalla conquista dei tre punti per non perdere il treno dei playoff. E Netafin Boyasco 1951. Mentre a sud c'è un avvincente sprint che coinvolge almeno 5 squadre per due posti, il match di cartello è quello tra Lazio Nuoto e Centro Nuoto Latina. Siamo così al termine di questa puntata, io non posso far altro che ringraziare gli ospiti intervenuti e darvi appuntamento per la prossima.